Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Zoom In. Abbiamo il piacere oggi di ospitare Valentina Valentini dell'Università La Sapienza di Roma, che ci parlerà del suo libro Teatro Contemporaneo 89-2019, pubblicato dall'editore Carocci l'anno scorso, nel 2020. Valentina, grazie molte per aver accettato il nostro invito. Come già ci diciamo prima durante le nostre presentazioni fuori aula, diciamo così, pubblica, per noi questa riflessione sul teatro è particolarmente importante proprio perché nel nostro gruppo manca un esperto di teatro contemporaneo e pensiamo e crediamo invece che sia un capitolo fondamentale anche per le nostre ricerche, oltre che ovviamente in sé e per sé come tema assolutamente cruciale. E quindi un grazie particolare per essere qui. E il nostro moderatore di questo incontro sarà Francesco Restuccia, al quale lascio subito la parola per una tua presentazione e introduzione, poi ti lasceremo parlare. Grazie ancora. Eccoci, io insomma ripeto i ringraziamenti, è un piacere averti qui e vado subito a una veloce presentazione. Valentina Valentini insegna arti performative e arti elettroniche e digitali all'Università di Roma La Sapienza. Da anni è un punto di riferimento in Italia per gli studi sul teatro di ricerca, in particolare sulle intersezioni tra teatro, performance, installazione e nuovi media. Tra le altre cose dirige Sciami Ricerche, un webzine semestrale di teatro, video e suono, di cui vi segnalo una nuova uscita, un numero dedicato alla luce. E, tra le sue pubblicazioni ricordo Mondi, Corpi, Materie del 2007, ma tradotto poi anche in inglese, Drammaturgie sonore, Teatri del Secondo Novecento del 2012, Nuovo Teatro Made in Italy 1963-2013, uscito nel 2015, anche questo tradotto in inglese. E poi la raccolta di testi di Bill Viola, Testi e Conversazioni 1976-2014 e infine ovviamente Teatro Contemporaneo 1989-2019 di cui parleremo oggi. Si tratta appunto di un libro documentatissimo, molto aggiornato, con uno sguardo internazionale che va dall'Argentina alla Lituania. E che ha il pregio di porre in relazione le trasformazioni del teatro, delle arti performative, anche con le trasformazioni del contesto sociale, insomma, questa è una cosa che ho apprezzato molto, dando il giusto rilievo alla valenza politica che possono avere le arti performative. Ed è un testo utilissimo per chiunque sia interessato a capire dove vanno oggi le arti performative, non solo per chi si occupa di teatro, ma proprio per via di queste interferenze che caratterizzano il teatro contemporaneo, anche per chi si occupa di performance, installazioni e in generale di nuovi media. Quindi, senza altri indugi, lascerei la parola a Valentina. Grazie Francesco, grazie Andrea, grazie a tutti per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Diciamo, questo libro ormai mi sembra remoto, benché, voglio dire, abbia soltanto, sia uscito solo da un anno. Mi sembra remoto perché, diciamo, trattandosi di contemporaneo, oggi ne scriverei un altro. Con chiaramente non prospettive diverse, ma con un approccio diverso, insomma, guardando la realtà che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Parlare di contemporaneo, dicevo, è sempre una sfida perché è visto come qualcosa che non è possibile storicizzare, non è possibile guardare a distanza, merita e possiamo avere nei suoi confronti solo uno sguardo di militante, quindi un approccio, diciamo, più da cronaca, più giornalistico che non
di analisi scientifica. A me questa sfida ha sempre stimolato, infatti nominavi tre libri proprio sul teatro contemporaneo, ha sempre stimolato proprio questa possibilità di guardare il contemporaneo, diciamo così, da una stratificazione temporale. Cioè, in questo caso io ho messo in, diciamo, in dialettica il rapporto gli anni 70, quindi le neoavanguardie, con gli ultimi 30 anni dall'89, cioè data insomma fatidica, no? Cioè, perché demarca insomma la caduta del muro di Berlino, fino proprio al 2019, fino ai giorni nostri, quindi gli ultimi 30 anni, guardandoli in prospettiva, diciamo, di rapporto con le neoavanguardie, perché gli anni 90, diciamo, segnano un periodo di, diciamo, privo di quelle tendenze che nel teatro di ricerca hanno sempre marcato e segnato, diciamo, dei periodi storici, e quindi hanno segnato delle tendenze, delle scritture, e delle poetiche e delle estetiche. Dopo gli anni 90, insomma, questa prospettiva di tendenza che potesse fornire una, un approccio, diciamo, in cui generalizzare degli eventi e dei fenomeni è venuta a cadere, per cui diventava ancora più difficile cercare di inquadrare i fenomeni di questi ultimi 30 anni. Quindi dividere il tempo e creare delle discontinuità, creare delle cesure, creare delle rotture, ha fatto sì, mi ha dato, diciamo, la possibilità di guardare a questo contemporaneo, a questo presente, ammettendo, diciamo, la necessità di guardarlo da una discontinuità e di iscrivere delle cesure. Ecco, questo come un discorso di premessa e metodologico. Gli strumenti che ho utilizzato, cioè, innanzitutto, trattandosi di contemporaneo, ma diciamo, questo vale anche un po' per il teatro che si, insomma, storico, cioè da storicizzare. Ho lavorato 10 anni sulle messe in scena di Gabriele D'Annunzio, la testimonianza oculare non era possibile, ma il primo strumento è, diciamo, lo spettacolo è un'arte viva, e la fruizione dello spettacolo è un, diciamo, precondizione essenziale per poter analizzare, parlare di teatro e studiare il teatro contemporaneo. Oltre, quindi, oltre chiaramente agli strumenti classici e normali della bibliografia, del rapporto con la letteratura specializzata, con i giornali, con tutto quello che costituisce una testimonianza, e soprattutto il rapporto ravvicinato con gli artisti, e quindi che il teatro contemporaneo lo permette, no? Cioè, senza far sì che la testimonianza o la memoria orale diventi il documento principe, e quindi rinunciamo a una prospettiva critica e a un'interpretazione, lasciando il campo libero alla testimonianza dell'artista, che è una tendenza deleteria, insomma, degli ultimi anni. Ecco, quindi bibliografia, oralità, testimonianza, fruizione dello spettacolo hanno costruito il territorio, il terreno, il campo di indagine per il campione di spettacoli, di opere e di autori che sono precipitati in questo libro. Una, diciamo, parola sulla internazionalità, cioè è molto difficile dire che un libro ha una estensione internazionale. Di che internazionalità parliamo? Chiaramente, diciamo, in questo campo ci sono paesi e continenti di cui non conosciamo niente, di cui è difficile, molto difficile, diciamo, avere cognizione, insomma, di qual è la pratica teatrale in Cina, ma sia per tradizione, diciamo, molto lontana e poco studiata in Europa,
e sia per difficoltà effettiva, cioè avrei avuto bisogno di 10 anni di fare il giro del mondo, non in 80 giorni, insomma, per avere una campionatura effettivamente internazionale. E quindi, diciamo, in questo caso le fonti sono state più indirette che dirette, insomma, e, diciamo, per quanto abbia esteso quell'area geografica tradizionalmente contemplata, che è appunto l'Europa e gli Stati Uniti, quindi appunto parlavi dei paesi baltici, sì, cioè, insomma, c'è un teatro molto, molto, è una pratica teatrale molto feconda, molto fertile, molto interessante nei paesi baltici, soprattutto sia per eredità della tradizione del teatro russo, che insomma ha conservato una capacità di innovare rimanendo all'interno di una tradizione molto solida, che è quella appunto del teatro russo, che va da Stanislavski a Majakovskij, e che si è mantenuta, diciamo, nel regime socialista proprio come il teatro come bene pubblico e come istituzione nazionale non mercantile, non privatistica. Ecco, quindi è un'internazionalità, diciamo, che lascia ancora fuori molti, molti paesi, diciamo, per noi più lontani, compreso l'Africa, per quando poi nel libro cerchiamo di affrontare il problema del neocolonialismo e della questione interculturale, transculturale legata a queste culture. Quindi, diciamo, le motivazioni di questo libro è innanzitutto una sorta di reazione agli stereotipi che negli ultimi 20-30 anni, cioè, imperversano proprio nel campo teatrale, ma non solo nel campo teatrale. Gli stereotipi come doxa accettata. E io qua nel libro parlo di alcuni di questi stereotipi, cioè il reality trend, cioè ormai lo spettacolo teatrale dalla Lituania alla Cina, dall'Italia agli Stati Uniti, non si basa più sul testo letterario. E questo va benissimo, cioè è qualcosa che è avvenuto già a partire dalle neoavanguardie degli anni 60, cioè il testo letterario, anche se c'è, non è sacro, lo possiamo manipolare, lo possiamo tagliare, cioè eliminiamo i personaggi, cioè la scrittura scenica per il teatro contemporaneo è quella che si fa sulla scena, nello spazio, con gli attori, con la voce, con la corporeità, diciamo, con i linguaggi non verbali e non con la letteratura. Ma in questi ultimi 30 anni il problema non è più quello di manipolare il testo letterario, il problema è quello di eliminarlo completamente e sostituirlo, per esempio, con cronache giudiziarie, con documenti che non hanno niente a che fare, diciamo, con la poesia, né con la letteratura, né con fonti colte, diciamo, oppure con testimonianze orali, no? E questa tendenza, cioè, si chiama reality trend, cioè non c'è spettacolo che non sia basato su una serie di interviste, su una serie di fatti, di articoli di giornale, di testimonianze, di documenti presi nei tribunali, di processi, eccetera. Quindi questa sorta di enfatizzazione e mitizzazione della realtà, dell'autenticità, di quello che è vero, di quello che è documentario, di quello che non è storia, che non è finzione. Insieme a questa doxa del reality trend, cioè quello che a cui volevo, diciamo così, reagire, ma cercando di capire anche le motivazioni, cioè le fondamenta di questa tendenza e di questa estetica, è il richiamo alla partecipazione, cioè l'enfatizzazione del ruolo dello spettatore a discapito dell'opera e a discapito anche del ruolo dell'autore. E questi, insomma, insieme ad altri stereotipi, sempre molto
presenti, empatizzati, è lo spettatore che fa lo spettacolo esiste solo attraverso la sua visione. Cioè, quindi la motivazione che mi ha portato a voler riflettere e capire che stava succedendo, anche una preoccupazione, direi, che era la preoccupazione di non tanto di verificare come la forma teatro fosse, si stesse trasformando e come non corrispondesse più al teatro, ma questo, diciamo, è un discorso storico che avviene già dagli anni 60 e non era questo il dato preoccupante, ma quanto questa trasformazione rischiasse di annullare proprio il teatro in quanto spettacolo e in quanto composizione, diciamo, di pluricodica di linguaggi, cioè di più linguaggi messi insieme che sono composti da un autore che in questo caso è il regista, da scritture collettive che vedono regista, attori, light designer, sound designer, eccetera, insieme a scrivere questo testo spettacolare. E quindi, diciamo, avevo delle urgenze che mi hanno portato a indagare su questo, su questi ultimi 30 anni. Il libro si articola in cinque capitoli, e il primo di questi capitoli tratta delle questioni che mi sembravano, diciamo, pressanti da mettere a fuoco, per quanto, voglio dire, ognuno di questi richiedeva, insomma, un approfondimento specifico. Uno è il discorso dei performance studies, cioè in Italia forse certamente molto meno, ma nei paesi anglo americani, in Francia molto meno, in Germania molto meno, ma c'è stata quest'ondata dei performance studies, che, insomma, voglio dire, non coinvolge solo il teatro, che ha portato, diciamo, a una smemoratezza, cioè che ha portato, lo dico in parole molto semplici e semplificanti anche, cioè performance studies per il teatro ha significato sottovalutare, annullare quello che è il discorso della storia, no? Perdere la memoria dell'opera come fatto storico, e soprattutto confondere, rendere indistinti i limiti disciplinari. Ora, se questo è un problema che comunque stanno affrontando tante discipline, cioè il cinema, si parla di cinema espositivo, nei musei le arti visive sono diventati dei luoghi, i musei, dove si ospitano coreografie, dove si ospitano performance, cioè quindi è vero che questa post-disciplinarietà, diciamo, è un problema reale, ma su questo problema reale, diciamo, i performance studies hanno agito nel senso di rendere indistinti i limiti sia tra gli approcci, cioè possiamo studiare il formato spettacolo dalle scienze sociali, dalla biologia, dalla storia, dalla psicoanalisi, dalla teoria dei giochi, cioè, voglio dire, hanno enfatizzato quello che era un dato di fatto, che è appunto la perdita della specificità disciplinare. E quindi hanno contribuito a confondere quello che è il confine tra l'arte e non arte, tra virtuale e reale. Quindi hanno soprattutto enfatizzato e, diciamo così, celebrato quelle che sono state poi, diciamo, i cascami del postmodernismo, no? Quindi sostenere il paradigma della discontinuità come metodo di indagine che, se ha permesso il superamento della dialettica, ha fatto sì che si perdesse la capacità di giudizio, la capacità interpretativa. Hanno devalorizzato la categoria di opera, come dicevo prima, e quindi hanno eroso delle fondamenta che, per quanto, voglio dire, necessaria e inevitabile questa erosione,
ma non l'hanno problematizzata, l'hanno assolutizzata. Quindi, diciamo così, affrontando nel primo capitolo la questione dei performance studies, prendendo Richard Schechner, che è stato l'iniziatore di questi studi, che poi è stato anche lui molto critico rispetto all'esito che questi studi hanno avuto. Quindi affronto anche il problema come dicevo prima, del postcoloniale, cioè come affrontare le culture altre che non hanno avuto fino ad oggi spazio all'interno della visione del teatro occidentale. E qua faccio un esempio di uno spettacolo di Robert Lepage che è stato significativo. Robert Lepage aveva allestito uno spettacolo fatto di canzoni dei neri africani, come si dice, trasportati negli Stati Uniti e in Canada, ma li aveva fatti eseguire in questo spettacolo ad attori bianchi, facendo dipingere il volto di questi attori di nero. Il che lo spettacolo è stato bloccato e il movimento che stava in Canada in quel periodo, insomma, a difesa degli attori neri e della cultura nera, ha preteso che lo spettacolo fosse eseguito da attori neri e non da bianchi con il volto truccato. Quindi da questo spettacolo è venuto fuori un dibattito all'interno del teatro e all'interno di come possiamo, affrontare il problema dell'alterità culturale senza considerarla né marginale pensando a un centro rispetto a un margine, ma considerandola, voglio dire, come un problema ibrido in divenire e in trasformazione che non è risolto neanche, in quei paesi in cui c'è stato l'abbattimento del colonialismo, che hanno portato appunto a un post-colonialismo, e né tantomeno ed evitando, le radicalizzazioni, identitarie che portano, a quello che sappiamo in Iran o in Medio Oriente. Ecco, insieme a questo, ma vado un po' più velocemente, le questioni del reenactment anche, che è stato, dibattuto per quanto riguarda la parte più montana di questo fenomeno, no? Marina Abramovic con la sua rimessa in esecuzione, non da se stessa, ma prendendo dei performer, delle performance che aveva fatto negli anni 70, quindi era stata invitata al MoMA di New York e quindi ha riallestito delle performance che aveva fatto negli anni 70, facendole eseguire ad altre persone. Quindi questo reenactment, cioè questo rimettere in opera qualcosa che appartiene al passato, non coinvolge soltanto il teatro, cioè non coinvolge anche eventi storici o altre situazioni. È un dato anche Raffaello Sanzio con l'Orestea ha ripreso uno spettacolo che aveva fatto 20 anni prima, no? Milo Rau, Gli ultimi giorni di Ceausescu, ha riportato all'interno dello spettacolo il processo militare che portò all'esecuzione del dittatore, no? Grazie a una documentazione video che esisteva. Allora, che cosa ci fa capire, questo procedimento di rimettere in opera qualcosa che appartiene al passato, che non è proprio un remix come succede appunto al cinema, no? Come succede al cinema. Significa che si è persa la capacità di
di vivere il passato e di avere una memoria storica attraverso, voglio dire, il documento, e significa che c'è un bisogno di far diventare, di dare l'illusione di essere testimoni oculari di un evento vivo, cioè quindi di vederlo realmente davanti ai miei occhi piuttosto che di immaginarlo, di ricostruirlo, di studiarlo, di analizzarlo. Quindi una diciamo narcotizzazione delle capacità analitiche a favore, diciamo, di un essere presente, testimone di un evento che viene ripreso, recorded e vissuto, incorporato qui e ora, come se lo vivessi io per la prima volta. Quindi è quindi un'empatizzazione della presenza, dell'essere presente, cioè che è una svolta significativa proprio degli anni 90, cioè essere presente piuttosto che diciamo immaginare, analizzare, storicizzare. Quindi nel primo capitolo, diciamo, ho messo in evidenza queste questioni, un po' a qualche altra che tralascio. La perdita di confini tra l'opera e il documento, per esempio, che anche questo è molto pericoloso e molto preoccupante come tendenza, no? Cioè, pensate all'opera di De Minist, che ora non ricordo il titolo, che ha fatto a Venezia, ha fatto finta di recuperare dal mare, diciamo, una serie di reperti archeologici di statue antiche, e ha messo in opera una mostra in cui questi reperti finti archeologici stavano a documentare una civiltà, diciamo, inesistente, ma erano dati, restaurati, insomma, vincendo il processo, diciamo, di ricostruzione, di restauro, di conservazione, come se fossero delle opere vere, no? Quindi questo limite fra opera e documento. Il secondo capitolo, un altro interrogativo che in questo libro ho affrontato è: ma di che cosa parla il teatro contemporaneo, cioè il teatro di questi ultimi 30 anni? Quali sono i temi che porta avanti, cioè se, generalizzando, attraversando un campione di spettacoli? E allora quello che viene fuori anche qua, cioè forse io vedo tutto molto preoccupante, le tendenze di questi ultimi 30 anni, cioè ho verificato che siamo passati, appunto, guardando dalla sponda degli anni 70, da un atteggiamento in cui si diceva il personale è politico, a un atteggiamento diametralmente opposto, il politico è personale, cioè si è sbilanciata la relazione tra l'io e il noi, e vengono fuori delle storie in cui l'autobiografia, la soggettività, il parlare direttamente allo spettatore, l'interpellarlo, si fa narrazione di moltissimi spettacoli. Quindi la storia, cioè gli eventi, vengono sostituiti dalla biografia, vengono sostituiti dalla testimonianza e dal ricordo. E quindi questa ossessione di cui parlavo anche prima, di portare sulla scena una realtà, un'autenticità e quindi mettere sotto accusa tutto quello che è invenzione, tutto quello che è, diciamo, letteratura e che non è frutto di una documentazione. Di qualcosa che realmente è avvenuto. Quindi, cioè, parlo di autobiofiction, di molti spettacoli, e parlo di diciamo di un io che non è neanche espressione di una soggettività, di una prima persona, insomma, quanto di una
semplice biografia e di una semplice e di un semplice atteggiamento memoriale, no? Cioè, e anche qua si inserisce quello che dicevo prima del reality trend, cioè troviamo in scena i veri padri in uno spettacolo che ha avuto molto successo, un gruppo di giovani registe tedesche, Shishi Pop, che hanno portato in scena i veri padri delle attrici e delle registe. Sono state interrogati i genitori di queste registe sul rapporto genitore-figlio, su problemi di conflitti familiari, cioè quindi sullo sfondo, diciamo, di un'opera di King Lear, di Shakespeare, ma quello che veniva fuori è che era importante che là in scena non c'erano attori, quindi questa tendenza all'autenticità, alla biografia, ha fatto sì che in molti spettacoli di questi ultimi 30 anni in scena troviamo non attori, cioè non persone che non hanno una formazione specifica attoriale, ma sono i protagonisti di quei fatti che vengono rappresentati, raccontati in prima persona. Babilonia Teatro, Pinocchio, ha preso da una clinica la clinica del sonno di persone che hanno subito un incidente, hanno perso la memoria, non si risvegliano, hanno preso tre persone che hanno subito un incidente e li hanno messi in scena a raccontare la storia del prima dell'incidente e del dopo l'incidente, di come, diciamo, erano riusciti a riacquistare la memoria. Babilonia Teatro, ma questi esempi, Milo Rau insieme ad attori mette non attori, cioè ricostruisce un fatto di cronaca di un accoltellamento avvenuto in Belgio e prende effettivamente i genitori del ragazzo accoltellato, oltre agli altri personaggi. Quindi abbiamo, diciamo, non attori, ma anche Lola Arias, argentina, regista argentina, ricostruisce la guerra delle Falkland tra Argentina e Gran Bretagna e va a cercare i veterani di questa guerra, tre inglesi e tre argentini, li porta in scena, li addestra, e fa raccontare loro, cioè, la memoria della guerra, il prima e il dopo. Quindi, che cosa racconta il teatro contemporaneo? Racconta molto, diciamo così, della realtà, della cronaca, della realtà, della cronaca politica, della cronaca racconta, diciamo, una realtà sociale, piuttosto che un mondo fatto di piuttosto che un mondo letterario, diciamo, poetico o mitologico o di riproposizione di testi classici, insomma, del teatro antico, del teatro comunque del Novecento, dell'Ottocento. No, questo è completamente sparito, non lo troviamo più sulle scene, sui palcoscenici. Il terzo capitolo, forse è stato il capitolo più complicato, drammaturgie artistiche e politiche. Nel senso che mi sono chiesta in questo capitolo, a che cosa ci opponiamo, cioè come si esprime il dissenso oggi, cioè come nella scena teatrale. Quindi nel momento in cui, cioè, la situazione politica è molto cambiata, no? La gente rivoluzionaria non è più appunto la classe operaia, quindi non è facile orientarsi avendo non più alle spalle né una visione marxista che offriva degli schemi per leggere la realtà, no? E insieme è crollata anche la visione del mondo decostruzionista. Quindi nel momento in cui non ci sono
più nemici identificati, no? Che cosa diventa il dissenso? Dove troviamo, cioè, l'elemento politico? E quindi quello che è venuto fuori da questo campione che ho collazionato è che il dissenso si trasforma in una forma di resistenza che è volta soprattutto a smascherare il controllo culturale e insieme ad alimentare una visione utopica. Un gruppo nordamericano, il Booster Group, che lavora insomma dagli anni 70 fino ad oggi, cioè quindi è un gruppo storico di ricerca, pensa la resistenza per il Booster Group significa eliminare i meccanismi di identificazione tra attore e spettatore, eliminare il carisma della presenza attoriale. Significa per loro trattare delle tematiche di gender, significa attraversare l'estetica popolare. Per Peter Sellers, che è un altro regista nordamericano, significa in uno spettacolo del 2002 che si chiama Eraclidi, mettere in scena un confronto in scena direttamente fra rifugiati politici che sono stati invitati a prendere la parola sul palcoscenico e a raccontare come è cambiata la propria vita da quando sono stati costretti a fuggire dai loro paesi. In America Latina, che entra in questo campione di gruppi che ho selezionato, il politico, il sociale e l'artistico sono intimamente intrecciati e quindi gli spettacoli culturali e gli spettacoli teatrali affrontano veramente i temi della storia locale, della storia politica. Un gruppo che si distingue si chiama Mapa Teatro, che è a base a Bogotà, e Mapa Teatro mette al centro dei suoi spettacoli proprio la storia colombiana, la relazione tra la violenza, complice lo Stato e complice le organizzazioni parastatali che aggrediscono la popolazione civile, la violenza di natura politica che colpisce personalità istituzionali, la guerriglia, il paramilitarismo. Nei paesi, se non avete visto il film Il Nuovo Orden, andate a vederlo, di un messicano, è veramente come se fosse l'equivalente di uno spettacolo di Mapa Teatro per i temi che tratta dell'America Latina. E drammaturgie artistiche e politiche sono esemplarmente, diciamo, e simmetricamente equilibrate in uno spettacolo di un regista lituano che ho molto, sempre molto apprezzato, Eimuntas Nekrošius, che ha messo in scena qua parliamo di due testi letterari di Svetlana Alexievich, che ha vinto il Nobel per la letteratura, legati a due temi, uno il disastro di Chernobyl e l'altro la guerra in Afghanistan. Lo spettacolo si chiama Zinc, ed è anche questo basato su testimonianze, su interviste che la scrittrice ha fatto ai soldati morti nella guerra in Afghanistan, ai superstiti di Chernobyl. Ma nel caso di Nekrošius non siamo in un teatro documentario, ma siamo in un teatro in cui la tradizione poetica delle avanguardie storiche russe riesce a rendere simmetrici, cioè l'incidenza del discorso di denuncia politica di queste situazioni con una capacità metaforica molto, molto pregnante. E andiamo al capitolo 4. siamo ancora in orario. Il capitolo 4 è quello che risponde un po' alla domanda: ma dove è andato il teatro? Cioè, come si è trasformato il teatro in questi ultimi anni? E qua, prendo in esame i diversi formati teatrali, quindi il formato, che risente
di una modellizzazione legata alla performance art, cioè quando diciamo uno spettacolo è performativo, che cosa intendiamo dicendo che è performativo, una parola che è diventata molto comune e molto usata, no? Significa tante cose, cioè significa la simultaneità al posto della linearità, significa l'autobiografia al posto del personaggio, significa l'autenticità al posto della recitazione, significa la rivelazione anziché l'invenzione, anziché il come se, no? Significa l'esposizione di sé, cioè l'opera sono io, che era proprio della performance art, no? Significa il tempo reale, significa la pratica dell'ignoranza. Dopo vedremo se c'è tempo un piccolo brano dell'Inverno di Romeo Castellucci, no? Proprio la parte iniziale nel libro compare come un esempio di performatività, di modellizzazione performativa. Ma negli spettacoli di un regista molto famoso, insomma, che si chiama Jan Fabre, c'è molta performance, il corpo degli attori è preso come una superficie plastica che viene disegnata, che viene colorata, che viene scomposta, come nelle video performance di Bruce Nauman, Art Makeup, per esempio, in cui vediamo Bruce Nauman che si dipingeva il corpo. Altri, diciamo, riferimenti sono il rapporto col suono, cioè il corpo come capace di essere una fonte sonora, quindi masticare le parole, le risate, eccetera, eccetera. Un'altra dimensione, un altro formato è quello installativo, cioè lo spettacolo che diventa un'installazione, no? Quindi significa privilegiare il ruolo affidato allo spazio, quindi è lo spazio un generatore di eventi e nello stesso tempo è lo spettatore che diventa importante in questo spazio allestito visualmente e plasticamente. Quindi faccio esempi di tanti spettacoli, cioè per esempio Raimondo e Caporossi, un gruppo italiano degli anni 70 che ha connotato l'avanguardia italiana, in uno spettacolo che si chiamava Mentel, era fatto esclusivamente da pile di libri che venivano spostate e riconfiguravano di volta in volta uno spazio diverso, ma anche uno spettacolo di Fanny Alexander, uno dei gruppi più interessanti italiani oggi di questi ultimi anni, si chiamava, non lo fanno più, si chiamava Him, e richiamava, era un'installazione sonora in cui Marco Cavalcoli, di fronte al Mago di Oz che veniva proiettato sullo schermo, recitava, doppiava tutte le voci del Mago di Oz, per esempio. Cioè, sullo schermo avevamo le immagini e l'attore dal vivo, inginocchiato davanti allo schermo, doppiava in sincrono parole e suoni di questo film. Alvis Hermanis, insomma, abbiamo tantissimi esempi di spettacolo che vive in una forma di installazione, quindi in una forma plastica e visuale, benché è dinamica nello stesso tempo. Faccio anche un altro, prendo un esempio anche un altro formato, che è il formato il gioco e il rito. Per quello che riguarda il gioco abbiamo un gruppo molto, molto interessante, faccio un esempio molto interessante, il Collettivo Cinetico. Il Collettivo Cinetico, che ha fatto uno spettacolo dedicato ad Amleto, in cui chiedeva agli spettatori di scegliere quale Amleto dovesse recitare Amleto nel loro spettacolo. Quindi chiamavano dal pubblico uno spettatore che voleva cimentarsi e il pubblico decretava un voto con gli applausi applaudendo
questo spettatore recitava qualcosa, cioè eseguiva delle azioni, e alla fine, diciamo, con l'applausometro veniva decretato l'Amleto vincitore che avrebbe recitato nello spettacolo. Quindi gioco e rito come rito, diciamo, non tanto, prendo in esempio il Teatro Valdocca, una formazione storica della neoavanguardia italiana, quindi rito che appartiene, diciamo, alla preparazione dello spettacolo, non dando allo spettacolo come rito, cioè affinché lo spettacolo sia efficace, la comunità degli attori deve fondersi, deve in un io e un noi. La parte corale negli spettacoli della Valdocca è sempre importante, e in una comunità che è capace di cancellare l'io a favore del noi, quindi di elevare un canto, di indirizzare e apostrofare lo spettatore, di chiamarlo in campo, ma grazie al fatto che si è rafforzata in quanto comunità nel momento di preparazione dello spettacolo. E l'ultimo capitolo è una dedicatoria, in effetti, riguarda diciamo così le drammaturgie sonore. Ho chiamato la pratica vocale di scuola italiana le drammaturgie sonore. Questo discorso sul suono e sulla voce è qualcosa che, diciamo, negli studi teatrali è pochissimo frequentato. Negli studi cinematografici, insomma, c'è un'attenzione maggiore, ma per quanto riguarda il teatro, la voce, tranne per il fenomeno Carmelo Bene, insomma, per il quale, voglio dire, sono scritti, insomma, e lui stesso ha portato avanti il discorso sulla fonè, insomma, negli anni 80-90, cioè in tutta la sua carriera, però diciamo che la parte sonora non ha ancora trovato una dignità di analisi e quindi uno spazio efficace, per quanto, voglio dire, soprattutto nel teatro italiano e non solo, questa dimensione sonora, che non è né il commento, diciamo, come si dice, la musica di commento, e né il dire il testo, ma è appunto ferirsi, come diceva Carmelo Bene, no? Cioè non proferire, ma ferirsi, quindi andare al di là della contrapposizione tra logos e fonè, andare al di là della referenzialità del testo, ma utilizzare, diciamo, quello che è la capacità e l'espressività vocale dell'attore per una stratificazione di senso che va al di là del testo. E quindi questa espressione vocalità va a incidere, insomma, proprio sul concetto di attore, non più unità di pensiero e di azione, né di agito e di parlato, no? Perché l'attore del teatro contemporaneo ha introiettato una pluralità di voci con le quali può restituire fantasmaticamente una pluralità di presenze. E quindi pensiamo sempre a Carmelo Bene, che era capace di recitare Amleto, Otello, Shakespeare come una solo, cioè quindi tutti i personaggi racchiusi nella sua capacità vocale. Pensiamo all'attore che vi ho citato prima, di Fanny Alexander, che si chiama Marco Cavalcoli. Marco Cavalcoli e Fanny Alexander hanno inventato un procedimento che si chiama dell'eterodirezione, in cui l'attore riceve contemporaneamente, attraverso degli auricolari, delle istruzioni di che cosa deve dire e di come, dei gesti che deve eseguire. Quindi abbiamo una veramente scissione fra il dire e il fare dell'attore, eterodiretto, quindi
È un'esperienza incredibilmente interessante, significativa rispetto a questo restituire l'attore le voci del mondo e non più, diciamo, rappresentare questa unità o questa organicità alla quale, voglio dire, i maestri come Jerzy Grotowski tentavano, insomma, negli anni 70, cioè entrare, interiorizzare ed esprimere un'interiorità. Negli ultimi 30 anni questa tensione, questa tendenza, questo obiettivo è stato superato. Bisogna esprimere le voci del mondo e la pluralità delle voci del mondo. E questo capitolo sono quattro ritratti di quattro attrici, autrici, vocalist italiane: Ermanna Montanari, Chiara Guidi e Roberto Latini, ce ne sono tanti altri, ma ognuno di questi ritratti, cioè, va a focalizzare una pratica, una metodologia per cui mi è sembrato giusto parlare di una scuola italiana di vocalità. E quindi chiudiamo, insomma, questa ricognizione un po', come vi dicevo prima, preoccupazione di catastrofe rispetto alle sorti del teatro, rispetto alle sorti dell'opera, dello spettatore, dell'autore, quindi sempre in bilico su un precipizio. Chiudiamo, diciamo, con una prospettiva costruttiva, che è appunto questa affidata all'espressività vocale, ad alcuni artisti che segnano una strada molto, molto interessante e molto efficace dal punto di vista estetico. Credo che siamo nei 40 minuti previsti. Eccoci. E grazie mille, Valentina, per questa ricostruzione del libro, che, come dicevo prima, è estremamente interessante. Ora, nel tempo che ci resta, vi direi, se avete interventi da fare, se siete domande, cose, vi chiederei di scrivere, appunto, ecco, come già stato fatto, nella chat qua sotto, il vostro nome, e poi vi richiamerò. E, intanto io, per rompere il ghiaccio, volevo chiedere una cosa, fare una considerazione. Innanzitutto una domanda velocissima: lo spettacolo di Robert Lepage, a cui hai fatto riferimento, degli attori bianchi che si dipingono il volto di nero, è una svista per poca sensibilità o era parte del progetto, cioè era pensato espressamente per essere una provocazione? Questa non ho capito questa cosa. No, invece la questione che volevo porre è che, appunto, abbiamo visto, grazie a questa ricostruzione, appunto, come il teatro contemporaneo sia determinato da una contaminazione di piani diversi, formati diversi, teatro, performance, installazione, contaminazione tra rappresentazione e presenza, realtà e finzione, storia e testimonianza individuale. E una delle questioni che hai posto è quella del rapporto tra pubblico e privato, che per accedere al pubblico è necessario oggi partire dal privato, dall'individuale, non è più l'io che si coglie a partire dalla storia, ma la storia che deve essere colta a partire dall'io. Questa è una questione che trovo interessante. E mi chiedevo se in qualche modo ci fosse un legame, ecco, tra il presence trend, come l'abbiamo chiamato, insomma, questa centralità della presenza e questa centralità dell'io, in qualche modo, del privato, e cioè se in qualche modo
fossero entrambe legate a un attuale desiderio di esperienze in prima persona, di un accesso privilegiato, privato al racconto, come per esempio avviene con l'installazione, appunto, dove l'esperienza di questo spazio scenico espanso può essere liberamente attraversato da chi ne fa esperienza e si può decidere dove guardare e a cosa fare attenzione. E trovo interessante che questo fenomeno, che come descrivi nel quarto capitolo, avviene nel teatro, può avvenire in alcuni casi nel teatro di oggi, anche in altri piani, per esempio appunto nella realtà virtuale di cui ci occupiamo con Anaicon, notiamo un simile modo di fare esperienza dello spazio. Mi chiedevo se c'è qualche tipo di legame. Questo discorso della presenza senza rappresentazione, diciamo, è una tendenza estetica accentuata che troviamo, diciamo, in moltissime esperienze estetiche contemporanee. Cioè, pensavo alle installazioni interattive di Studio Azzurro, perché hanno tanto successo, cioè questo chiamare lo spettatore a far esistere l'opera, a far esistere. Senza la presenza dello spettatore l'opera non esiste, cioè non si dà. È il gesto dello spettatore che batte sul tavolo e fa nascere, prorompere le immagini di tavoli di quest'opera del 1985. E quindi è un'opera che richiede la presenza dello spettatore. E quindi è una presenza senza rappresentazione, cioè è una presenza che tende e vorrebbe fare a meno della rappresentazione, cioè per quella sfiducia nell'opera, per quella sfiducia nella composizione, per quel, diciamo, enfasi sull'istante, sull'evento, sul qui e ora, sulla liveness, cioè devo essere partecipe a un evento che succede nel momento qui e ora, no? E quindi questa fa parte anche della svolta performativa, cioè in questi ultimi 30 anni un altro pregiudizio e stereotipo, cioè, molto presente, è contro la rappresentazione, cioè quanti testi, recensioni, cioè affermazioni di artisti, critici, sono contro la rappresentazione. Ma che vuol dire contro la rappresentazione? Cioè, da quale urgenza viene questa necessità di demolire la rappresentazione nel momento in cui, cioè, abbiamo attraversato l'epoca del decostruzionismo, per cui, voglio dire, non, è anche diventa una parola d'ordine molto fuori luogo, no? Cioè non ha più senso di esistere, eppure, cioè, continua ad esistere questo essere contro la rappresentazione, per una presenza e per un agire nel momento, nell'istante in cui io ci sono, in cui la cosa è viva e la cosa, diciamo, sta accadendo davanti ai miei occhi. Quindi, voglio dire, attraversa veramente tutte molte espressioni artistiche, insomma, questo discorso dell'autenticità, cioè del non attore, della persona reale, della testimonianza, della biografia, del quello che abbiamo detto prima. Forse mi sono persa qualcosa. No, scusate, non riuscivo più a riattivare il microfono. Grazie mille per la risposta. E do subito la parola a Chiara Cappelletto. Grazie, grazie Valentina. Ciao Chiara. Ciao.
per la presentazione e per il libro. Allora, mi è molto chiaro, se non ti ho capito male, l'obiettivo polemico, no? Che adesso chiarivi anche in queste ultime tue battute, cioè questa, così, l'afflato antirappresentativo del teatro degli ultimi decenni. Che però è una cosa che, tu citavi Grotowski, nasce in fondo all'inizio del Novecento, quindi in fondo è una lunga, come dire, una lunga storia. Allora, ti volevo fare due domande. La prima è in che cosa, perché secondo te la polemica contro la rappresentazione che c'è oggi è di qualità scadente, è questo che io capisco della tua posizione, di qualità scadente rispetto alle polemiche da cui questa lotta, questo impegno antirappresentativo è nato in seno al teatro. E poi l'altra cosa che mi chiedevo però è se in fondo questa lotta contro la rappresentazione sia più uno strumento che non un fine, perché anche quando Castellucci mette su le sue cose che sono tra le più performative, lo fa sempre usando un sistema rappresentativo, addirittura una drammaturgia a volte anche vecchio, molto vecchio stile, lo dico nel senso della struttura del racconto. Quindi a me pare che in qualche modo il teatro, per quanto performativo, continui a essere a giocare su questi due poli di presenza e rappresentazione, che sono poi due poli costitutivi. Può essere cambiata la drammaturgia, è cambiato il movimento attoriale, sono cambiate molte cose, ma la struttura che lo qualifica io continuo a riconoscerla. Sì, sì, infatti io dico che è una battaglia retro, molto vecchia, perché il teatro del secondo Novecento ha già ottemperato a questo mandato artodiano di oltrepassare la rappresentazione mimetica. Cioè, noi abbiamo lavorato per oltrepassare la rappresentazione mimetica e quindi abbiamo annullato la differenza, cioè in tutta l'esperienza teatrale del secondo Novecento, tra racconto e dramma, cioè abbiamo esautorato il dialogo non c'è più, abbiamo esautorato l'impersonalità, cioè tutte quelle regole, quelle convenzioni della drammaturgia aristotelica, abbiamo oltrepassato la caratterizzazione dei personaggi, cioè quindi non c'è più un racconto ben congegnato, c'è soltanto, cioè, ci troviamo di fronte al divenire, ci troviamo di fronte al movimento, no? Quindi ci troviamo di fronte a storie senza personaggi, dicevo prima, ma con figure, no? Che procedono secondo una logica più rizomatica che non con concatenamento. E quindi, diciamo, questo dire sono contro la rappresentazione mi sembra, diciamo, che nasconda un disagio inespresso, cioè quindi perché defigurazione, smontaggio, scomposizione, simultaneità, cioè sono state, diciamo, sono i cardini su cui poggia il teatro contemporaneo. Quindi c'è stato uno scardinamento della rappresentazione, ma io dico a questo sostantivo rappresentazione aggiungerei un aggettivo che è quello mimetico, no? E quindi questa è la storia del Novecento. Cioè tu stai dicendo che il teatro è in ansia perché le altre forme artistiche sono più, l'hanno superato a sinistra e lui le insegue? No, io non... Io dico... Questo mi ha fatto... È simpatico quello che hai detto. Cioè, il teatro no, cioè il teatro non lo insegue perché il teatro l'ha realizzato. Il teatro l'ha realizzato e quello che sta inseguendo il teatro, cioè è quello che io vedo pericoloso, è la distruzione dell'opera, perché se noi diciamo superare e scardinare la rappresentazione mimetica, stiamo sempre all'interno dell'opera. Cioè, ecco, se tu dici vogliamo scardinare la rappresentazione, non aggiungi mimetico, vai invece incontro a una diciamo a un annullamento di quei criteri che fanno appunto, benché
Non mimetica e benché ricostruita, che comunque compongono uno spettacolo che è da vedere, che è da guardare, che ti dà delle emozioni, che c'è un'estetica, che ci sono dei codici, cioè che è frutto di un'elaborazione concettuale, progettuale. Cioè quello che io vedo molto pericoloso è questo attingere a elementi trovati senza costruzione, senza composizione, rimanendo nel discorso che la composizione è comunque smontata e decostruita, e appunto e si dà come installazione, si dà come performance, si dà in tanti altri modi che non è il modo mimetico, non è il modo aristotelico, ma è comunque in dei parametri in cui riconosciamo, cioè, la qualità di uno spettacolo. Grazie. Grazie mille. Purtroppo alle fra 10 minuti dobbiamo chiudere per ragioni logistiche dovute agli orari di chiusura della statale, quindi pensavo forse conviene raccogliere le domande che abbiamo e dare una risposta complessiva alle 3 domande, se non è un problema. Allora darei la parola a Anna Caterina. Grazie. Allora, sarò brevissima. Io volevo fare una domanda sul rapporto, già un po' Chiara adesso evocava il rapporto con le altre arti del teatro, il rapporto tra il teatro contemporaneo e l'immagine in movimento, che è stata integrata in vari modi, da semplice sfondo a scenografia, a parte integrante dello spettacolo. E quindi mi chiedevo in qualche modo se nella sua prospettiva rimane, negli ultimi anni è rimasto sempre un corpo estraneo, questo schermo che ha iniziato ad abitare il palcoscenico o che è diventato comunque parte della scena, o se invece ha un destino di comunione o in qualche modo di un dialogo che continua con il teatro. Il dialogo continua ed è assolutamente incorporato, cioè ormai non fa più stupore, non viene più colto come un elemento estraneo aggiuntivo, cioè la proiezione. E in Italia abbiamo avuto delle sperimentazioni, cioè incredibilmente innovative e incredibilmente audaci, cioè cito solo un esempio che per me è una svolta, no? La Camera Astratta, frutto della collaborazione di Corsetti e Studio Azzurro, 1987, 2 anni prima dell'inizio dell'89. Ecco, la Camera Astratta è stato un dispositivo rivoluzionario, cioè rivoluzionario perché ha stanato quel conflitto che partiva da Eleonora Duse, ma da Sara Bernardi, che diceva, quando stava visionando il primo film che aveva interpretato, è svenuta, cioè vedendosi in immagine, no? Cioè, ma anche Anna Maria Guarnieri negli anni 90, vedendo il suo Macbeth, lo spettacolo che aveva fatto in video, cioè era terrorizzata. Quindi c'è sempre stato fra teatro e immagine in movimento una sorta di conflitto e di paura ancestrale, no? Che, cioè, pensiamo a Pirandello, il quaderno di Serafino Gubbio, operatore, no? Cioè, ti toglie l'anima lo schermo, no? Cioè, la riproduzione in immagine dell'attore vivo. Ecco, a partire dagli anni Ottanta, cioè in Italia, parlo in Italia, ma posso generalizzare assolutamente, insomma, in tutto il teatro internazionale, è un dispositivo, l'immagine in movimento attraverso il video soprattutto, che è completamente diventato uno dei codici importanti della drammaturgia e della scrittura drammaturgica di uno spettacolo. Gli esempi sono tantissimi. Cioè, prima citavo Lola Arias, cioè le testimonianze dei veterani e nello stesso tempo le immagini delle rivolte, delle proteste in Argentina, insomma prese da trasmissioni
televisive o sì, cioè veramente sono citavo prima Milorao, il processo a Ceausescu, cioè là è, lo spettacolo si basa sulla documentazione del processo reale, insomma, quindi c'è una convivenza, un interplay incredibile tra la scena live e la scena. E poi non c'è più neanche una differenza, perché appunto attraverso il video, cioè, si è dimostrato che l'immagine in movimento è altrettanto live della presenza dell'attore. Quindi questo, insomma, è utilizzato tantissimo in modo molto efficace. Allora, Fabrizia. Sì, grazie, grazie per questo bellissimo intervento. Sarò velocissima, mi limiterò a una sola domanda, che è più una curiosità in realtà. Spero di non essermi persa perché ogni tanto la connessione andava giù, ma volevo sapere che un po', il nostro ambito di ricerca, se ha avuto modo di fruire alcune trasposizioni di alcuni spettacoli in realtà virtuale, nel caso che cosa ne pensasse. Io ho potuto solo leggere di alcune cose, per esempio dello spettacolo di Elio Germano, La mia battaglia, che è stato poi trasposto in realtà virtuale, quindi ecco, volevo solo sapere se aveva avuto modo e che cosa eventualmente ne pensasse. Guardi, Grazie. no, non per parlare di me, ma nel 1987 ho pubblicato un libro che si chiama Teatro in immagine, dove ho percorso, diciamo, le interferenze fra la scena teatrale, dalla fotografia al video, no? Cioè, quindi per capire che cosa era successo, diciamo, come si sono incontrati, come il teatro ha incontrato i nuovi media. E quindi diciamo c'è stato tutto un approfondimento. Io parlo anche e soprattutto in Italia, insomma, del rapporto tra documentazione, riscrittura di uno spettacolo dal vivo attraverso il mezzo video, no? Cioè, il Centro Teatro Ateneo a Roma, dove ho lavorato per tanti anni, cioè, abbiamo costruito una videoteca incredibile, insomma, sperimentando diverse modalità di registrazione dello spettacolo, quindi chiaramente non, cioè, voglio dire, è una domanda un po' banale, no, scusi, non per te, diciamo che era banale, cioè sono due fruizioni diverse, cioè hanno altrettanto valore soprattutto quando non hai nessun'altra possibilità di vedere lo spettacolo dal vivo, quindi cioè, l'importante è decostruire, diciamo, il tipo di rappresentazione con una telecamera, con due telecamere, ci sono stati dei tagli, la durata si equivale, cioè avere una serie di informazioni che ti permettano di contestualizzare il documento che stai visionando. Anche questo fa parte del repertorio, cioè del repertorio oggi del teatro. Purtroppo non abbiamo ancora, diciamo, un'istituzione che riesce a lavorare sugli archivi di teatro audiovisuale, insomma, ma fa parte del patrimonio immateriale, come la danza, insomma, come la musica. Cioè, anche questo è un dibattito che abbiamo già fatto, cioè che abbiamo già fatto e che si riscopre oggi in questa situazione di pandemia, ma è un po' pretestuoso. Lascerei gli ultimi 2 minuti per la domanda di Andrea Pinotti. Grazie Valentina, purtroppo abbiamo questo limite di tempo per cui non possiamo trattenerci più a lungo con te. Quello che ti volevo chiedere rispetto all'empatizzazione dello spettatore di cui tu hai parlato e anche alla questione del far sentire lo spettatore testimone di un evento, no? Quindi anche questo aspetto documentale, testimoniale di certo teatro contemporaneo, perché noi abbiamo preso in esame sul versante del cosiddetto giornalismo immersivo, queste videoregistrazioni in 360 che cercano di portarti lì nel campo profughi a partecipare con la bambina siriana rifugiata, piuttosto che
Iñárritu che ti porta nel deserto messicano e ti fa sentire in presenza viva dei migranti che cercano di attraversare il confine. E sono delle costruzioni che puntano molto sull'empatia, ma che hanno anche un'idea di empatia che è molto ideologicamente orientata, no? Una forma di manipolazione dello spettatore, danno per scontato che tu ti schieri con il migrante e non con il poliziotto, ad esempio. E allora mi domandavo se secondo te questo aspetto di empatizzazione dello spettatore di cui hai parlato sia una forma di ritorno ad un teatro neo-aristotelico? Credo proprio di sì, anche se non viene spacciato come qualcosa di ultra nuovo, di ultra innovativo. Cioè, ritorno, scusa, un secondo indietro, c'è Arkady Zaïdes, che è un regista bielorusso, insomma, molto nomade, molto policulturale. E Arkady Zaïdes ha realizzato uno spettacolo che si chiama Necropolis ed era completamente virtuale. E questo spettacolo Necropolis, che andava a lavorare proprio sui cimiteri, insomma, dove sono stati sepolti i migranti affogati in mare o morti, cioè, faceva leva proprio su questo sentimento di empatia di cui parlavi prima. E chiaramente questo è molto più facile farlo con i mezzi audiovisuali che non direttamente a teatro, diciamo, che non dal vivo. Ed io penso sì, che cioè pericolosamente si tenta di spacciare per innovative e rivoluzionarie qualcosa che invece è abbastanza regressivo, e quindi bisogna stare molto allerta, cioè cercare di smascherare, insomma, questi che io chiamo doxe o luoghi comuni o stereotipi, insomma, che vengono sempre ben accolti. Grazie, grazie Valentina. Ringrazio anche a nome di tutto il gruppo, di tutti i partecipanti e le partecipanti a questo nostro incontro. Siamo molto grati per questo tuo contributo e questo squarcio che ci hai dato sul teatro contemporaneo. Auguro a tutti una buona serata, una buona continuazione e a presto rivederci su questo stesso canale per una ulteriore puntata di Zoom In. Grazie, grazie Valentina e buona Parigi. Ciao, grazie. Ciao.